Ciao a tutti ragazzi, grazie per essere qui. È un piacere vedere amici e persone che sono venute a trovarci per questa presentazione ufficiale di Zona Gialla. Ci sarà la performance e a seguire il cortometraggio trasmesso. Grazie molte, via alla performance. Nella costura, dedichiamo questo splendido pezzo, Zona Gialla, ben trovati tutti quanti. Abbiamo dato un po' di colore, un po' di vita a questo splendido paese, il paese dell'arte. Emma, che cosa stai facendo? Stai coloreando col giallo? Però che cosa dobbiamo fare ora? Usare tutti i colori. Per cui usate tutti i colori della vita, della bellezza e dell'arte. Ciao a tutti e grazie per essere stati qui con noi. Mua! Splendida Emma. Mua!
Grazie a tutti ragazzi. Adesso ci sarà la proiezione di Zona Gialla, il cortometraggio. Il cortometraggio è stato realizzato in periodo di Zona Gialla, è stato complesso, difficile, perché tutte le attività per adesso hanno subito delle complicazioni. Dobbiamo ritrovare il modo di ripartire, questo è il nostro modo per ripartire attraverso l'arte, attraverso la bellezza e attraverso il contatto. Quest'oggi è un modo per incontrarci con amici, persone, amanti dell'arte e condividere insieme tutta questa bellezza, tutta la bellezza del sole, del giallo che ci sta attorno. Grazie ancora per essere stati qui con noi. Grazie. Adesso vedremo il cortometraggio. In fondo, nei titoli, ci sono tutti i ringraziamenti, perché torno a ripetere, sono tante le figure, non ultima il sindaco di Conzano che ci ha ospitato quest'oggi per la presentazione, il sindaco Emanuele De Maria e il carissimo Andrea Castelli, perché è grazie a loro se siamo riusciti a fare tutto questo. C'è come performer Iris De Vasini, Emma, Gianni, venite qui, raggiungetemi, Pereira, poi Edoardo e tutti coloro che mi hanno aiutato. Emanuele, vuoi dire qualcosa? Niente, volevo solo dire che Zona Gialla è la zona, stiamo finendo da questa Zona Gialla, entriamo nella Zona Bianca, ma il giallo è la luce, il giallo è il sole, il giallo è la vita. E quindi ringrazio Saldì per questo suo intervento a Conzano, che ha voluto così dare vita a Stéphanie, alla scultura che aveva posto qui 2 anni fa, all'inizio di questa promenade d'artiste che c'è per il nostro spalto, e ha voluto dargli vita, vita con questo colore giallo. Non c'è solo il giallo, quindi c'è tutti i colori, però il giallo è il colore, io dico, della vita, è il colore più luminoso, più forte, è il sole. E ringrazio tutti quelli che hanno reso possibile questa performance oggi pomeriggio, non, la prima di tutte è Iris perché è conzanese. Grazie. Emma, conzanese anche lei, piccola, il suo bel gesto e i colori. Poi le artiste, passiamo da Ambra Evorari che ha esposto una sua opera, Iris anche lei ha messo un'opera che continua su questo percorso degli artisti che c'è a Conzano, che è diventato il paese degli artisti. Perché non solo perché ci sono artisti, ma perché gli artisti donano, lasciano le sue opere per essere visibili, perché bisogna vederla. E la cultura è quella che fa muovere tutto, perché se non c'è cultura stiamo fermi e non ci muoviamo. E poi tutti quelli che oggi si sono adoperati per rendere possibile questa performance, perché Saldì è un vulcano. Vulcano di idee, continua, ti chiede, dice facciamo. Grazie a Giovanni perché in poco tempo è riuscito a realizzare questa performance e siamo ancora in Zona Gialla. E grazie anche a tutti gli amici che sono qui. E grazie a tutti, perché anche gli altri amici che sono venuti con le maglie gialle, le camicie, e anche questa vuol dire partecipare a questa performance, a questo momento. E adesso ci guardiamo il video Zona Gialla. Grazie. Grazie a lei, sindaco. Grazie a voi. Chiudo ringraziando ancora il sindaco Emanuele De Maria, Iris, Emma e tutti i ragazzi del corso, dicendo che sono state installate 2 nuove opere. Una è quella splendida fotografia composite, che è il concentrato di questo momento che abbiamo vissuto tutti insieme noi artisti, per cui prima di andare a vedere il cortometraggio
guardiamo l'opera di Ambra Pegorari, anche se oggi Ambra è impegnata e non è qui con noi, e poi un'altra splendida opera di una ponzanese, ma soprattutto di una artista e performer dal grande cuore e dalla grande umanità, perché è importante la sua umanità come le sue opere, ma guardando le opere se la bella questa passione, e diciamo che Iris non dorme ormai da 6 mesi a questa parte per fare perché Giovanni la pressi in continuazione, gli batti il tempo, è con tutti, è normale, ringrazio Ilenia Sosso che è parte del consiglio ed è colei che ha sponsorizzato il colore che è attualmente sull'installazione. Per cui ringraziamo Ilenia Sosso e Colorificio Cromia. Ciao amici, accompagniamo ancora un pensiero sulle note di questo straordinario pezzo. Fuori, la pioggia scandisce ancora le nostre nottate. Si è alzata la nebbia. Allora lo dedichiamo a tutti voi questo brano. Nottamboli, viaggiatori, in questo spazio temporale, per rimanere ancora con noi sulle nostre frequenze. La luce della luna, ma desideriamo anche il calore del sole, l'energia, la vita.